Secondo l'annuale graduatoria del Sole 24 Ore, Bologna è prima tra le province italiane per qualità della vita, tra i parametri l'economia, i servizi, la sanità e la sicurezza. È andata male al ladro che ha tentato la spaccata in un negozio di autoricambi a Castelmaggiore, ripreso in diretta da una telecamera di sorveglianza. Prima è stato costretto a fuggire a mani vuote, poi è stato catturato dai carabinieri. È un serbo di 42 anni. L'ennesimo dramma nel carcere della Dozza. Un detenuto poco più che trentenne si toglie la vita inalando il gas di una bomboletta ed è di nuovo polemica sulla sicurezza degli istituti penitenziari italiani. Il sindaco Virginio Merola boccia la manovra varata ieri dal governo Monti. Va approvata perché siamo di fronte a un'emergenza nazionale, ma occorre più giustizia sociale e più crescita, dice il primo cittadino. Inizia questa sera il confronto tra Palazzo D'Accursio e le associazioni economiche sul piano delle pedonalizzazioni presentato dalla Giunta Merola. Dopo le prime reazioni contrarie si cercheranno punti di convergenza, ancora critiche sui T-Days. Buonasera dalla redazione di ETG, sono tanti i temi di oggi, cominciamo però subito con una buona notizia che riguarda la nostra città perché il Sole 24 Ore colloca Bologna in testa tra le 110 province italiane per quanto riguarda la qualità della vita. Chiaramente siamo abituati a criticare un po' quello che non va nella nostra città, lo facciamo giustamente, però insomma bisogna anche prendere atto che evidentemente la nostra città è tra le migliori, almeno per quanto riguarda per l'appunto la qualità della vita, e lo dice un quotidiano che davvero è molto autorevole. Vediamo. Infrastrutture al palo, un tessuto economico che ha retto i colpi della crisi SIM, ma che stenta a far crescere nuove eccellenze in settori nei quali la città era tradizionalmente forte, una microcriminalità che non molla la presa, zone crescenti consegnate al degrado. Eppure, nonostante tutto ciò, Bologna è prima in Italia per qualità della vita. Lo ha stabilito la 22esima classifica del Sole 24 Ore, che mette a confronto i principali parametri delle 110 province del paese. Per elaborare la graduatoria, il quotidiano economico ha considerato 6 macro settori: il tenore di vita, gli affari e il lavoro, i servizi e l'ambiente, la popolazione, l'ordine pubblico e il tempo libero. Ciascuno di questi settori è composto da 6 voci ed è stato poi assegnato un punteggio ai 36 indicatori ottenuti, frutto dell'incrocio di dati oggettivi e percezioni soggettive da parte di ognuno dei 77.000 cittadini intervistati. Il primo posto in classifica Bologna se l'è guadagnato mantenendo una posizione alta in ciascuno di questi settori. È settima per tenore di vita, undicesima per affari e lavoro, seconda per servizi, ambiente e salute, quinta per il tempo libero. Alte posizioni anche nei sottosettori, il che appunto permette alla fine alla nostra città di guadagnare il primato senza mai vincere in una specifica voce. L'ordine e la sicurezza restano il tallone di Achille di questa città. Tra le 110 province considerate, Bologna è sul fondo, al 92esimo posto. Siamo alla cronaca, è durata poco, davvero poco, la fuga di un ladro che ha fatto una spaccata in un negozio di ricambi d'auto. Le telecamere di sorveglianza infatti hanno ripreso in diretta il furto e dopo circa mezz'ora i carabinieri hanno catturato il responsabile. Federico Balletti. La telecamera di sorveglianza mostra in diretta la spaccata. Il ladro si accanisce contro la porta vetri di un negozio di ricambi auto, ci prova con un tombino, poi con una grossa pietra, ma il cristallo resiste e così, con l'aiuto del complice, usa la macchina come ariete per sfondare l'ingresso ed entrare nel magazzino. Ne uscirà poco dopo a mani vuote perché scatta l'allarme, ma la sua fuga durerà solo mezz'ora. Martin Alilovic, nomade bosniaco di 42 anni, è infatti stato arrestato poco più tardi dai carabinieri. Il colpo è avvenuto verso le 12.30 di ieri alla Car Point di Castelmaggiore. Mezz'ora prima i due ladri avevano rubato la macchina, una vecchia Golf targata Torino, in Via Larga a Bologna. La proprietaria se ne è accorta e ha chiamato i carabinieri, avvertiti nel frattempo anche della spaccata a Castelmaggiore. Dopo altri 20 minuti la Golf è stata intercettata e al termine di un breve inseguimento, concluso con un'uscita di strada, i militari hanno catturato Alilovic, mentre il complice che era con lui è riuscito per ora a far perdere le proprie tracce. Diciamo che ultimamente la spaccata col tombino, con la grossa pietra, è un modus operandi abbastanza diffuso nella città. Anche in questo caso, per ultimo, viene utilizzata la pietra e poi la macchina come ariete, ma inizialmente, e si vede bene dalle immagini, i due soggetti avevano cercato di togliere dei tombini dalla strada per usarli come corpo contundente e frantumare le vetrate.
Sull'auto è stata trovata altra merce, computer, stampanti, attrezzi da ferramenta, forse provento di furti precedenti che i due stavano trasportando da qualche altra parte. Il bosniaco è una vecchia conoscenza dei carabinieri, vive di espedienti in un camper in zona Roveri con la moglie e 13 figli, più un altro in arrivo. Un nomade abbastanza conosciuto a Bologna, una fedina penale molto corposa, attualmente sottoposto anche alla misura preventiva della visorale che sicuramente si tramuterà in sorveglianza speciale. Noi lo proporremo per un aggravamento appunto di questa misura e naturalmente credo che prima dovrà scontare la condanna che riporterà per questi altri due episodi di cui si è reso responsabile. Ennesimo dramma nel carcere bolognese della Dozza, un detenuto poco più che trentenne si è tolto la vita inalando il gas di una bomboletta in dotazione per il fornellino da campo. Gli accertamenti adesso proseguono, intanto però è di nuovo polemica proprio sulla sicurezza degli istituti penitenziari italiani. Il servizio. Ancora un suicidio in carcere, l'ultimo ieri sera. Un detenuto di origine marocchina di 34 anni, arrestato in luglio e in attesa di giudizio per spaccio di stupefacenti, si è ucciso verso le 22 nel reparto giudiziario del penitenziario bolognese della Dozza. A rendere noto l'accaduto il SAP, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, per voce del segretario generale aggiunto Giovanni Battista Durante. Sono ancora in corso gli accertamenti, ma pare certo che il detenuto sia tolto la vita inalando il gas della bomboletta in dotazione per il fornellino da campo che regolarmente deteneva nella stanza. L'uomo, in cella insieme a un altro detenuto, è stato trovato dagli agenti che sono intervenuti subito, ma inutilmente. È il 60° suicidio nelle carceri italiane dall'inizio dell'anno, il terzo in Emilia-Romagna nelle ultime 2 settimane e il secondo in 1 settimana alla Dozza. Troppi, perché si continua a sottovalutare la grave situazione dei penitenziari italiani, dove il sovraffollamento ha raggiunto cifre elevatissime, sottolinea il SAPPE. Sono circa 68.000 detenuti presenti e sarebbero oltre 70.000 se non ci fosse stata la legge 199 del 2010 che ha consentito a circa 4.000 detenuti con fine pena inferiore a 1 anno di ottenere gli arresti domiciliari. Non comprendiamo, scrive Durante in una nota, come l'amministrazione continui a non proporre la modifica del regolamento penitenziario, al fine di evitare che i detenuti detengano le bombolette che spesso usano come sostitutivo della droga e muoiano inalando il gas. Una morte, l'ennesima, quella della Dozza, che ripropone l'urgenza di soluzioni immediate. Questa è l'esortazione della UIL Penitenziari, che ricorda come proprio l'Emilia-Romagna sia priva di un provveditore regionale effettivo. E questo impedisce le attività di controllo e coordinamento indispensabili per indagare a fondo sui malesseri operativi e gestionali che si manifestano nella struttura penitenziaria bolognese. La manovra del governo Monti va approvata perché siamo di fronte ad una emergenza nazionale, ma mi pare chiaro che occorre uno sforzo perché ci vuole più giustizia sociale e più crescita. A dirlo è il sindaco di Bologna, Virginio Merola. Il servizio di Giuseppe Pilloni. Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, boccia la manovra varata ieri dal governo Monti. Va approvata perché siamo di fronte ad un'emergenza nazionale, cioè prima di tutto da salvare il paese. Ma mi pare chiaro che occorre uno sforzo perché ci vuole più giustizia sociale e più crescita, dice il primo cittadino, che aggiunge: il provvedimento in sede parlamentare può e deve essere corretto. Ci vogliono misure di crescita ed equità sia sul versante della rivalutazione delle pensioni, sia sul fatto che il contributo di solidarietà richiesto agli evasori dallo scudo fiscale è bene che arrivi almeno al 5%. Merola parla anche dell'ICI. Mi auguravo che ci fossero dei tetti minimi e non dei tetti massimi, puntualizza il primo cittadino. Ma vediamo qual è questa manovrabilità. Resta il tema di un rapporto con l'Europa per un allentamento del patto di stabilità. E quanto alla manovra in generale, Merola chiede di redistribuire il carico sugli evasori e su quelli che fino ad oggi non hanno pagato. Serve una maggiore giustizia sociale, difendere i servizi sociali, i lavoratori e misure per l'occupazione dei giovani. Purtroppo siamo arrivati a questa situazione anche perché per anni il centrodestra di Berlusconi ha negato e sottovalutato la crisi. In un paese smemorato è anche bene ricordare perché siamo arrivati a questo. E quindi pur nell'emergenza io mi auguro che ci siano margini per una maggiore giustizia sociale e per ridistribuire il carico maggiormente sugli evasori e su quelli che fino ad oggi non hanno pagato. Un altro tema all'ordine del giorno è quello legato alla viabilità cittadina, le pedonalizzazioni in particolare, il piano infatti che è stato avviato dal Comune, il confronto su questo piano inizia
questa sera tra l'amministrazione e le associazioni dei commercianti. Dunque le parti entreranno nel merito e chiaramente cercheranno delle soluzioni condivise per l'utilità della città. Andiamo a vedere. Sulle pedonalizzazioni comincia questa sera la serie di incontri tra il sindaco Virginio Merola e le associazioni economiche. Da una parte il primo cittadino disponibile al confronto, ma fermo su una questione, come ha ricordato lui stesso, che fa parte del suo programma di mandato. Dall'altra le associazioni economiche, ASCOM in testa, preoccupate che questi provvedimenti possano diventare la mazzata finale per tante imprese che già stanno attraversando un difficile momento di crisi. Non ci saranno barricate, come qualcuno ha invocato, né sterili muro contro muro, piuttosto la parola più usata alla vigilia è dialogo sulle proposte. I commercianti sono datori di lavoro e il piano di pedonalizzazioni non è granitico, riconosce lo stesso assessore Colombo tra i più convinti fautori del progetto. E saranno proprio i numeri quelli che ASCOM presenterà questa sera a Palazzo da Curzio. Le imprese della cerchia del mille, anticipa il direttore dell'associazione di Strada Maggiore Giancarlo Tonelli, danno lavoro a 35.000 persone. Chiediamo solo che il comune dia a loro la stessa attenzione che viene data ai lavoratori di altre imprese. Un conto sono i T-Day, conclude Tonelli, un conto la pedonalità sulla quale va condotta una riflessione approfondita e serena. E proprio sul T-Days dello scorso fine settimana l'assessore Colombo ha ammesso che qualche sbavatura c'è stata, ma che tuttavia è come un bambino che deve crescere e ha tempo per migliorare. Per l'assessore la gente ha partecipato e se ci sono stati pochi affari è colpa della crisi. Di diverso avviso a ASCOM Bologna, il cui vicepresidente Valentino Di Pisa ha ribadito le sue perplessità. Andiamo a sentire quali allora. Ma la nostra posizione su questi T-Days è già ormai abbastanza nota. Così come viene organizzata noi non siamo d'accordo, noi siamo d'accordo su un programma strutturato, su un'organizzazione ben precisa che faccia parte di un progetto a 360 gradi che preveda l'accoglienza, i parcheggi, preveda l'organizzazione, preveda un'ambientazione diversa, prevede quindi anche una riorganizzazione del territorio, dei piani commerciali diversi, così come progetti di riqualificazione di aree urbano. Quindi in questi termini noi siamo per una pedonalizzazione. Le pedonalizzazioni vissute invece così, come degli eventi, come delle feste di fine settimana, per noi non hanno nessun valore, nessun senso e soprattutto non apportano nessun beneficio alla città e soprattutto alle attività economiche della città, attorno alle quali, voglio ricordare, si costruisce la ricchezza di un territorio. Perché non è solo la ricchezza del territorio, non la fai solo andando in giro in bicicletta, ma la fai con il sacrificio e il lavoro di tutti coloro che operano nel terziario, nel commercio, nell'industria, quindi nelle attività economiche presenti sul territorio. E dalla pedonalizzazione alle grandi infrastrutture. Non si farà l'istruttoria pubblica sul People Mover, la monorotaia che collegherà la stazione e l'aeroporto di Bologna, i cui cantieri dovrebbero aprirsi a inizio 2012. A gelare i 3.700 cittadini che avevano firmato per questo approfondimento è stato il segretario generale del comune Luca Uguccione, che in una commissione convocata sull'argomento ha spiegato che l'istruttoria non è percorribile secondo lo statuto e il regolamento comunale, essendo il People Mover un'opera già in fase attuativa. La comunicazione ha un po' spiazzato la maggioranza, che dopo i malumori dei giorni scorsi puntava proprio sull'istruttoria per ricompattarsi. Delusi profondamente, in particolare proprio i vendoliani di Sel. La discussione è comunque ancora aperta e proseguirà in commissione il 13 dicembre, hanno spiegato i quattro consiglieri in una nota, chiedendo che in quella data venga mantenuta la sostanza della richiesta avanzata dal comitato che ha promosso l'indizione dell'istruttoria pubblica. Tanto che, hanno ancora detto gli esponenti di SEL, se non sarà l'istruttoria a dare voce a questa domanda, la maggioranza si impegnerà a trovare uno strumento equivalente di partecipazione. Ci fermiamo, c'è un primo stacco pubblicitario, restate con noi. Di nuovo in studio con ETG, prima di proseguire andiamo a vedere gli argomenti principali di oggi. Secondo l'annuale graduatoria del Sole 24 Ore, Bologna è prima tra le province italiane per qualità della vita. Tra i parametri, l'economia, i servizi, la sanità, ma anche la sicurezza. È andata male al ladro che ha tentato la spaccata in un negozio di autoricambi a Castelmaggiore, ripreso in diretta da una telecamera di sorveglianza, prima è stato costretto a fuggire a mani vuote, poi è stato catturato dai carabinieri. È un serbo di 42 anni.
Ennesimo dramma nel carcere della Dozza. Un detenuto poco più che trentenne si toglie la vita inalando il gas di una bomboletta e di nuovo è polemica sulla sicurezza degli istituti penitenziari italiani. Il sindaco Virginio Merola boccia la manovra varata ieri dal governo Monti. Va approvata perché siamo di fronte a un'emergenza nazionale, ma occorre più giustizia sociale e più crescita, dice il primo cittadino. Inizia questa sera il confronto tra Palazzo d'Accursio e le associazioni economiche sul piano delle pedonalizzazioni presentato dalla Giunta Merola. Dopo le prime reazioni contrarie si cercheranno punti di convergenza, ancora critiche sui T-Days. Andiamo adesso al Motor Show di Bologna, terza giornata di questa edizione 2011 e noi andiamo a curiosare con Simona Iannessa. Motor Show edizione 2011, siamo alla terza giornata, questa volta il Motor Show di Bologna sarà di scena sotto le due torri fino a domenica 11 dicembre, tante le anteprime, quest'anno 48 anteprime mondiali al Motor Show. Cosa vuol dire wrapping? Wrapping consiste fondamentalmente nell'adesivizzare una macchina permettendo di cambiare colore senza andare a compromettere il valore stesso della macchina. Quindi io non avrò necessità di verniciare un'autovettura per ottenere una sfumatura di colore differente. Andrò ad adesivizzarla e a questo punto avrò un colore dedicato o più colori come in questo caso dedicati o sfumature di colore. In un secondo tempo avrò la possibilità di rimuovere tutta questa decorazione e ripristinare così tranquillamente la macchina originale. I costi variano in base ai modelli e alla dimensione stessa della macchina, anche quello che potrebbe essere la difficoltà di decorazione. Diciamo che possono variare dai 2.000 euro ai 5.000, da una macchina media normale a fino a una super sportiva. E c'è una nuova edizione anche per quanto riguarda regali a Palazzo, la manifestazione voluta da CNA Bologna che è stata presentata proprio oggi. Dunque quest'anno l'ingresso a Palazzo Renzo sarà gratuito e tantissime le possibilità di fare regali ad amici e parenti. Ancora Iannessa. Golosità gastronomiche, capi d'abbigliamento fashion, proposte per il benessere e tanto tanto artigianato artistico di qualità. Più due importanti novità, un concerto per violino nella suggestiva cornice della Basilica di Santo Stefano, il cui ricavato sarà devoluto per le opere di restauro, ed una mostra di pittura e scultura organizzata dalla Galleria d'Arte 56 dal titolo da Luigi Bertelli ad Afro, 100 opere dal 1870 al 1970, che proporrà un'esposizione ricchissima di grandi artisti italiani dell'Ottocento e del Novecento. Tutto questo e molto altro ancora è regali a Palazzo, in scena sotto le due torri da giovedì 8 a domenica 11, con un centinaio di aziende che anche quest'anno esporranno il meglio dell'artigianato artistico made in Bologna, attese circa 20.000 presenze. Tra le altre novità anche la figura del personal shopper che aiuterà i tanti indecisi a scegliere il regalo più azzeccato. La manifestazione, oltre a essere ancora più ricca sul piano commerciale e dell'offerta di qualità del Made in Bologna, del Made in Italy, agli acquisti, alle proposte d'acquisto per i bolognesi, si arricchisce di moltissimi eventi che coinvolgono tutto il centro storico e che fanno un'offerta completa. È chiaramente una mostra di opere importanti che raccoglie anche l'aspetto culturale del problema, no? Tenga conto che ci sono esposte 110 opere datate dal 1860, un capolavoro di Luigi Bertelli è l'unica opera datata 1860 del maestro, è un capolavoro del 1956 di Afro, perché il titolo della mostra è Da Luigi Bertelli a Afro. E ovvio, dentro questo contenitore poi ci sono i grandi maestri bolognesi e i grandi maestri delle altre aree del paese. Ancora una piccola pausa, poi di nuovo in studio. Di nuovo in studio con ETG per parlare di sanità, perché si è discusso di nuove cure ma anche di nuovi farmaci per quanto riguarda le malattie legate ai polmoni al Congresso Nazionale dei Medici Pneumologi che si è concluso proprio lo scorso fine settimana a Bologna. Vediamo allora l'intervista a Franco Falcone, presidente dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri. L'intervista è di Giuseppe Pilloni.
Ecco, sono emerse nuove cure, nuovi farmaci per malattie legate ai polmoni? Stanno emergendo continuamente nell'ambito delle malattie croniche più classiche come l'asma e la broncopneumopatia cronico-ostruttiva, nuove tipologie di farmaci della classe dei broncodilatatori, cioè quelli che rilassiano la muscolatura liscia che circonda i bronchi e quindi eliminano i disturbi definiti come broncospasmo, nuovi farmaci della classe degli antinfiammatori, che non sono solo i cortisonici ma anche altri farmaci che gestiscono e riducono il processo infiammatorio che è alla base di queste malattie respiratorie croniche. Stanno emergendo anche farmaci, i cosiddetti farmaci di tipo biologico, che sono prodotti da linee cellulari coltivate e determinano la capacità di bloccare fenomeni o meccanismi biologici normali ma alterati che determinano danni. Le patologie legate ai polmoni sono sempre più diffuse, emerso anche da questo congresso. Le patologie legate al polmone sono sempre più diffuse e sono attese in grande diffusione. Si ritiene che la broncopneumopatia cronico-ostruttiva sarà nel 2030 la terza causa di morte nel mondo. L'asma bronchiale è sicuramente in incremento, in particolare nella popolazione infantile, per la presenza enorme di allergeni biologici, chimici, microbiologici nell'aria, ma essendo diffusa più alla popolazione giovanile, tende in età più avanzate trascolorare nella broncopneumopatia cronico-ostruttiva. E poi ci sono le malattie rare, come la fibrosi polmonare, l'ipertensione polmonare, il difetto di alfa-1 antitripsina, la fibrosi cistica, che stanno progressivamente trovando terapie farmacologiche nuove e addirittura trattamenti genetici sostitutivi. Diamo un ultimo sguardo ai titoli prima di chiudere. Secondo l'annuale graduatoria del Sole 24 Ore, Bologna è prima tra le province italiane per qualità della vita. Tra i parametri, l'economia, i servizi, la sanità e la sicurezza. È andata male al ladro che ha tentato la spaccata in un negozio di autoricambi a Castelmaggiore. Ripreso in diretta da una telecamera di sorveglianza, prima è stato costretto a fuggire a mani vuote, poi è stato catturato dai carabinieri. È un serbo di 42 anni. Ennesimo dramma nel carcere della Dozza. Un detenuto poco più che trentenne si toglie la vita inalando il gas di una bomboletta. E di nuovo è polemica sulla sicurezza degli istituti penitenziari italiani. Il sindaco Virginio Merola boccia la manovra varata ieri dal governo Monti. Va approvata perché siamo di fronte a un'emergenza nazionale, ma occorre più giustizia sociale e più crescita, dice il primo cittadino. Inizia questa sera il confronto tra Palazzo D'Accursio e le associazioni economiche sul piano delle pedonalizzazioni presentato dalla Giunta Merola. Dopo le prime reazioni contrarie si cercheranno punti di convergenza, ancora critiche sui T-Days. E con i titoli è tutto, grazie per essere stati con noi, una buona serata dalla redazione di ETG. Arrivederci.